con questa build vedremo come far tornare al suo antico splendore un'arma tanto nerfata quanto potente agli inizi di Elden Ring, la Fiumi di Sangue, una katana unica che causa un elevato sanguinamento. Questo farà sì che possa essere potenziata da oggetti come la maschera pallida e il talismano del Signore del Sangue. Inoltre, per potenziare di più il danno faremo uso del talismano della lama marcescente e della protesi di Millicent per potenziare i danni consecutivi, il talismano dello scorpione del fuoco per potenziare il suo innato danno da fuoco.